Nel corso di una conferenza stampa, i consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri tornano ad occuparsi della situazione dei centri di ricerca abruzzesi. Secondo i rappresentanti del gruppo consiliare di Forza Italia, non ci sarà nessun assorbimento dei ricercatori del COTIR, poiché il consorzio di ricerca unico d'Abruzzo ha avviato la procedura di licenziamento per il 50% delle sue maestranze. Quindi, rimarcano Febbo e Sospiri, non capiamo quali rassicurazioni questo governo regionale può dare ai lavoratori del COTIR di Vasto. E credo che negli ultimi anni la nostra agricoltura abbia fatto passi da giganti. Questo si deve ascrivere anche a merito di chi ha curato la ricerca, cioè dei 3 centri di ricerca, che invece sono stati letteralmente abbandonati, nonostante avessimo dimostrato con il precedente governo regionale che i 3 centri di ricerca non sono solo, come qualcuno li chiamava, stipendifici, ma erano in grado di produrre progetti insieme ai privati e venivano finanziati non più con i soldi del bilancio regionale ma con i fondi europei. Agli 36 mesi, 40 mesi di questo governo regionale di promesse sta di fatto che i lavoratori non prendono lo stipendio, arriva Renzi a Vasto, i lavoratori incontrano Renzi e si attiva il presidente scavalcando l'assessore, convoca una riunione con i lavoratori, garantisce l'assunzione almeno per quanto riguarda gli esperti, i ricercatori, all'ex club di Avezzano, cioè a Crua. Se non che noi scopriamo che l'ex Crua è stato messo in mobilità, 9 dei 18 dipendenti sono stati, è stata richiesta la mobilità, quindi tutti sanno che nel momento in cui viene richiesta la mobilità non si possono fare assunzioni, quindi c'è la dimostrazione che il CRUA ex club di Avezzano si vuol chiudere, perché mettere in mobilità 9 su 18 significa chiudere, e il COTIR a questo punto oramai è già chiuso, viene certificata la chiusura, e credo che per la regione Abruzzo è una perdita enorme e oltre uno sperpio di denaro pubblico, perché poi stranamente al nuovo amministratore del CRUA vengono assegnati 40.000 euro oltre oneri, quindi addirittura ad uno stipendio che supera i 60.000 euro l'anno.